Guido Liris, lei è un medico, oltre ad essere un esponente della politica aquilana in provincia e al comune. Pochi giorni fa è stato artefice di salvare una persona in montagna. Ma ha avuto grosso risalto un episodio che per un medico è semplicemente deontologia professionale. Tornavamo da un collaudo fatto sulla strada di Castel del Monte e presso Fonte Vetica era a terra un ciclista austriaco in malo modo, quasi esanime, che si muoveva a malapena anche con problemi di memoria, di articolazione della parola e di mobilitazione degli arti. C'era stato evidentemente un trauma importante a livello cranico, a livello della parte frontale del cranio, che aveva coinvolto il setto nasale, le arcate dentarie superiori e inferiori e soprattutto le labbra e gli zigomi, con una grossa perdita di sangue. L'abbiamo trovato in una pozza di sangue. Purtroppo in quella zona abbiamo potuto constatare, forse lo sapevamo già, ma non sapevamo quanto fosse importante il fatto che non ci fosse nessun modo per attivare un SOS. Il punto più vicino dove prendesse un cellulare per poter fare una chiamata d'emergenza era a 6 km di distanza. Un operatore della provincia, mentre noi provvedevamo, io in particolar modo per la mia professione e gli altri attorno a me come ausilio a portare soccorso al ciclista ferito, un operatore, dicevo, è andato a prestare è andato a chiamare i soccorsi a 6 km di distanza. Abbiamo operato un'opera chiaramente per mantenerlo in vita per quanto riguarda un'opera di primo soccorso. Purtroppo l'ambulanza è arrivata dopo un'ora di tempo, ma non poteva che essere così arrivando da Navelli. Questo, come amministratori, ci dà un grosso segnale che probabilmente in quelle zone dovremo prendere atto che bisognerà mettere qualche punto sicuramente di soccorso e comunque di nucleo di cure che possa chiaramente rappresentare una sicurezza per i turisti.